Ciao! Se vuoi supportarmi sulla piattaforma Viola, con Amazon Prime la sub è gratuita! Oppure puoi pagarla 3,99€. Dai, 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 supporta un bro! La tana del ferito, oh oh oh. Ciao, Braderigno! Ma intanto è il momento di dare il benvenuto, finalmente dopo credo 2 anni. Forse 2 anni no, però 1 anno e mezzo tutto. Era, mi ricordo, dicembre del 2020. Uno forse addirittura, no, era 2 anni fa, c'ero anch'io, ero in live da te. Era dicembre 2021, ah sì, è vero, era Capodanno. Era Capodanno, era la live di Capodanno, what, assurdo. Diamo il benvenuto su questo canale al mago incredibile, Jack Nobile, ciao Jack! Ciao ragazzi, ciao Jack. Spero che si veda, che si senta, ciao a tutti. Allora, ciao a tutti, non si sente, cioè nel senso... Però flickera, no? Flickera tipo... No, non flickera, però si sente la nostro audio. Ah, si è sente vero? Il tuo audio. Aspetta, allora. Forse le AirPods devo toglierle? O devo ingrandirle? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Ma... No, vabbè, non è vero. Ma io non vi vedo più? Eh sì, sì, perché avevo messo io tutto schermo. Eccoci. Perché hai la postazione allora, più bella. Che gli occhiali fossero bucati, per quello. No, cioè, pensavo che gli occhiali fossero bucati. Iniziamo con il botto. Matteo, ciao, okay, eccoci adesso, qua. Adesso eccoci. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ah, Matteo. Lei è White Essence, vero? Sì. White Essence. Di Matteo, ti prego. Matteo, ciao. Non urlare troppo perché la situazione poi diventa... Oh, Matteo, ti presento Jack Nobile. Lui è un mago, è un mago famosissimo. Ciao Jack Nobile, come stai? Prima mi sono sbagliato a pronunciarti, ho detto Jack Mobile. No, ho sbagliato, scusami. Non funziona così. E Jack è un mago incredibile, oggi ci farà uno spettacolo. Ho preparato uno? Ho visto. Come hai visto? Ciao, l'ho visto su YouTube, sono andato a vedere un paio di video. Fantastico, fenomenale. Bravo. Grande. Bravo Matteo. È che io non vedo niente perché tutte le volte che metto gli occhiali mi si bucano. È un disastro. Ok, adesso vi vedo. Ok, perfetto. Jack, io, guarda, ti metterò... non so se preferisci essere a tutto schermo o preferisci che... E cosa volete che faccia? Volete che discutiamo, che parliamo? Volete vedere una magia? Io vorrei... Hai preparato qualcosa, tipo un mini show anche di... Ho preparato un qualcosina, vi faccio vedere. Inizio col più pericoloso. Okay, o volete aspetta, un crescendo? Aspetta un secondo che faccio un bel layout. Un bel layout in cui ci ma vediamo. Posso... Aspetta. Jack... Prego, tutto tuo. Ragazzuoli, allora, mi presento, saluto tutta quanta la chat, tutti quanti ragazzi e ragazze che seguono questa live, grazie mille di avermi ospitato. E, ma se volete vi faccio vedere un po' di cose, ho preparato, guardate, se volete vi faccio vedere un po' di cose con le carte, un po' di cose anche, diciamo, pericolose. Per esempio, mi sto allenando con diversi, tipo, si chiamano stunt, ovvero che tu, per esempio, prendi un fiammifero, no? E provi... A spegnertelo sulla lingua. Ok, questo è il primo step. Il secondo step potrebbe essere, per esempio, tu prendi un fiammifero così e provi a mangiarlo. Poi la cosa più difficile a ributtarlo fuori, ributtarlo su. Quindi questi sono dei piccoli stunt sui quali mi sto allenando. Si può fare con il fuoco, si può fare con le mani, ma uno in particolare mi metterò alla prova per voi questa sera, perché qui ho, sapete che qua dietro, come vedete, ho la mia collezione di rompicapi, perché io risolvo molti rompicapi. Ecco, ho portato il rompicapo più difficile del mondo, che come potete vedere sono delle manette. Le conoscete, immagino, le manette, non voglio sapere per quali utilizzi voi le conoscete, però comunque esistono diversi tipi di manette. Esistono le manette da piedi, le manette da mani, e ho scoperto anche queste, le manette da pollici. Ma... le manette da pollici si trovano solo nei sexy shop, quindi non credo che usino i pollici. Comunque, detto questo, vi faccio vedere una cosa curiosa. Per riconoscere delle manette vere, innanzitutto, se ci fossero dei poliziotti, dei carabinieri, insomma, questo lo faccio proprio sul palco, se ci sono dei poliziotti in sala, normalmente non ci sono mai, non so se non gli piace la magia, quindi... o se finalmente lavorano. Ti hanno di culo finora, perché dici, magari becchi il poliziotto davvero che ti dice, no, non sono manette vere. No, infatti io aspetto il momento in cui mi portino le loro manette, perché posso farlo con le loro manette. Ok, capito? Ok. Certo, questo è il bello. Comunque, queste sono manette reali, vi faccio sentire il peso. Ok, sono reali, sono vere. Vi dico una cosa, questa è, come si può dire, errore mio, non ho portato le chiavi, o meglio, ce le ho da qualche parte, spero che il numero mi riesca senza utilizzare le chiavi, perché quello che proverò a fare sarà, prendo una tazza, e la riempio di acqua.
Ho fatto ridere il... Prendo una tazza. Cosa posso fare? Prendo una tazza. Prendo una tazza, così. Il dubbio. Sì, prendo una tazza, la riempio d'acqua. Perché questa sarà la penitenza. Guardate, la lascio qua in bella vista. Ok. Mi metto le manette. Se ci fosse uno spettatore lo farei fare a lui o lei. E sì, insomma, ecco. Anche dietro, potrei farlo dietro o legato a... Ah, ho stretto un po' troppo. Ok. E quello che proverò a fare... Aspetta che stringo ancora un po'. Quello che proverò a fare... sarà liberarmi dalle manette con un oggetto che le ragazze conoscono molto bene. Ne ho diverse qua, ma ve lo faccio vedere, guardate. Questo che cos'è? Forcina. Ah, una forcina. Una forcina. Il tutto in meno di 30 secondi. Se non ce la faccio, mi verso la brocca d'acqua, la tazza d'acqua. Ok? Addosso. Ok. La sfida. Ovviamente, adesso mi sono anche stretto un po' troppo, dopo vi farò vedere anche i segni, nella speranza che si aprano, perché non ho serialmente le chiavi, quindi potremmo fare una figura, potrei fare una figura di merda in live totale. Okay. Comunque, vi lascio questa inquadratura, vi faccio vedere che le manette sono reali, non ci sono pulsanti, bottoni, insomma, questa è una sfiga di essere a distanza, però quello che posso provare a fare è mettere la... si potrebbe far partire un cronometro, okay, è tipo Lupin... Vai, lo faccio partire io. È troppo tardi, guarda, mi sono già liberato. Uno... due, la mano sinistra, mi libero. Incredibile. La cosa curiosa è che se anche ci avessi messo troppo, l'acqua sarebbe sparita. Okay. Ma questo è soltanto così, per iniziare, solo per iniziare, è solo così per scaldare un po' il pubblico. Okay. Ovviamente la cosa particolare che uno potrebbe chiedere come ho fatto, beh, mi smaterializzo per esempio le dita, vedi, e riesco ad uscire meglio e a fare diverse cose, però questa è una cosa in più. Ora, quello che voglio provare a fare, guardate, è un ultimo tipo di stunt. Nel frattempo vedo la chat che sta impazzendo, uno ha scritto mi sto eccitando, bene, non voglio sapere cosa succede, però guardate, per farvi vedere che erano manette reali, qua c'è il segno, boh, comunque erano manette reali. Guardate, faccio vedere l'ultimo stunt e poi chiudiamo il primo capitolo. Questa sono tic tac normali, ok? Si potrebbe ovviamente far scegliere una tic tac allo spettatore, ne vado a prendere una sola. E ora faccio una cosa difficile, guardate, mi avvicino. Ok. No, ti prego. Ho visto un film iniziare così. Va bene, Gino. La settimana scorsa. Non dirmi che esce dal naso, no. No, ti prego. No. Ti giuro che io ho visto un film iniziare. Dall'occhio. No, non è vero. No, non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Come cazzo fa? Non è possibile. Ma che cazzo dici, oh? Ma poi mi ricordo. Che cazzo hai fatto? Che cazzo sta combinando? Scusate, vogliamo far diventare virale questa live o no? Ma che zio, ma dall'occhio! Cioè, ho detto mica esce dal naso, che sarebbe assurdo, dall'occhio! Io ho detto che io ho visto un film iniziare così, su Netflix. Che film è? Nessuno è Jeeper speciale, battute preimpostate, usa solo quelli. Nessuno mi ha creduto all'inizio, ho detto che ho visto un film Io sono quasi sicuro che Gilbert si fa lo script prima della live, col minutaggio. A questo minuto dire... Sì, sì, qualunque cosa succede, dice già quella frase lì, a prescindere da quello che succede. Ok, questo gran mi ha abbastanza scandalizzato. Questo mi ha veramente gran scandalizzato. Facciamo diventare virale un po' la live. Ok. Ma, niente, questo era così un po' per iniziare. Avete qualche richiesta, qualcosa che vi piace? Vai tu proprio a ruota libera, fai come ti senti tu. Proprio tutto quello che vuoi tu. Questo, per esempio, è un classico per pulire gli occhiali, no? Tu prendi il fazzoletto e poi inizi a scuoterlo tra le mani, guarda. È un origami. Puoi vedere che dopo quello là si mette a volare. Si forma, guarda che cos'è? Che cos'è questo? Guarda. È un origami. Un origami. Oh, scusate. Un origami tipo cigno. Oh, e si chiude. Questa è una piccola cosa, un piccolo oggetto che mi piace molto, molto carino. Esiste anche con il coniglietto per fare diversi scherzi, sai, quando tipo mi pulisco gli occhiali. Così. Certo. Vi faccio vedere una cosa che a me piace. Per esempio, voi sapete come vengono stampati i mazzi di carte? Immagino con una stampante.
Grazie, sì, Vale, per le 5 sub. Giustissimo. Delle stampanti molto grandi prendono della carta, guardate. Per esempio, si prende il primo strato di carta, normalmente, okay, che è grande così. Successivamente si passa ad un'altra stampante che ci mette il colore. Okay? Una volta che ci hanno messo il colore, tu devi prendere tutto quanto il pezzo di carta, lo avvolgi, ci inserisci dentro le carte e dopo stampano le carte. Capito? Questo è il modo per far apparire le carte, insomma, per... Ecco, da qui in poi si può solo che crescere, si può solo che iniziare a giocare. Per esempio, cosa possiamo fare? Per esempio, facciamo così. Grembau, dimmi una carta, una delle tue preferite. Se ne hai una. Ti dico una carta? Sì, una che ti piace, una che ti comunica qualcosa. Non lo so, quella che vuoi. Ti dico il numero e il seme? Sì, sono cuori, quadri, fiori, picche, quella che vuoi. Allora, io ti dico il 3 di fiori. Il 3 di fiori, ok? Sì. Dato che è un 3, sarebbe curioso se io contassi 1, 2, 3 e il 3 di fiori appare. Sì, molto curioso. Sarebbe curioso, no? Sarebbe molto curioso. Guarda, proviamo a fare una cosa un po' più difficile. Pensa a un'altra carta, ma non dirla. Ok. Non dirla, così noi vogliamo ascoltare. Che cazzo sì, 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 tra poco deve dirla, ma prima voglio fare una cosa speciale. Ok, ce l'ho, voglio... Sei convinto? Sì. Non la cambi? No, ce l'ho. Ok, allora aspetta che la metto qua, così è più divertente. Dimmi che carta stai pensando, dillo ad alta voce per tutti quanti e tutte quante. Il 5 di quadri. No. Sai quella cosa curiosa? È che se io taglio circa a metà, ti ho detto che sarebbe stato più divertente, perché qui c'è esattamente il 5 di quadri. Io, raga, non riesco a capire questa cosa, però, cazzo. Cioè, di solito quando vedo un trucco di magia, indicativamente posso immaginarlo, ma come cazzo è possibile? La gente come lui non molla mai. Non molla mai. Non molla mai. La gente come noi ci brucia. Qualcuno sotto il tavolo. La gente come noi ci brucia. Sotto il tavolo, secondo me. Come? C'è qualcuno sotto il tavolo, secondo me, che te passa le carte. C'è Gilbert sotto il tavolo che mi aiuta. No, ma se ti assicuro non c'è nessuno. Sto scherzando, sto scherzando. Siamo qua a dire cavolate. Allora, volete che vi faccio vedere un'altra cosa un po' particolare? Io posso scegliere una carta. Certo, aspetta però. Va bene. Certo, ti dico solo una cosa. Vuoi che la trovo in un modo tipo... Anzi, faccio una cosa speciale io. No. Tu hai un modo normale. Non c'è questa no, no, vai, quella che vuoi tu. Quella che vuoi tu. Volevo fare una cosa speciale. Io ti becco adesso io. Oh. Vai, dimmi una carta. Voglio fare una cosa speciale. Dilla. Ti ascolto. Gilbert, una carta che esista, mi raccomando. Ma che cazzo? Sei pronto? Io sono pronto. Ok. Gilbert. Vabbè, live finita. È dai, stato Gilbert. Bello. Gilbert. Quella che vuoi. Ok, tu vado. Trovami un axe quadrato. Un axe quadrato. Un axe quadrato sarebbe tipo asso di quadri? Perché c'è il quadri e c'è il cuori. No. Tu vuoi quadri? Sì. Quadri. Dato che ho detto che Gilbert mi aiuta sotto il tavolo, guarda. Oh, sotto tavolo? No, sotto tavolo. No, no, guarda. Bro, c'è serpente sotto. No, Gilbert. Guarda. Gilbert sotto il tavolo. No, sotto il tavolo c'è serpente, bro. No. Guarda Gilbert, guarda Gilbert, ho tirato fuori la carta. È impossibile. Bravo, che cazzo fai? Tipo, i mazzi di magia, perché immagino che tu ne butti un sacco di mazzi, no? Perché un sacco questi di... standard, così ne butto tantissimi. E quanto costa un mazzo? Guarda, ma 3 euro questo. Ok, quelli lì ne butti una marea. Dai, fai un numero dove devi buttarne uno. Vuoi vedere uno dove ne butto uno? Scusami, Jack. Quelli dietro sono tutti mazzi? Come? Quelli dietro a destra sono tutti quanti mazzi usati? Guarda, questi tutti quanti pacchetti di mazzi? Vi svelo un segreto. Questi qua sotto sono, diciamo, tutti chiusi nuovi.
Questi qua sono tutti mazzi truccati, quindi che hanno un qualcosa di speciale all'interno. Okay. Poi all'interno di questa parete qua io c'ho una parete piena di mazzi di carte. Riesci a inquadrarcela? Guarda, posso provare a fare una cosa di questo tipo, vediamo. Wow! Madonna! Questa è una parete... Aspetta che... Questa è una collezione che vale. Ma quanto vale quella collezione lì? Parecchio. Vi faccio vedere uno dei miei giochi preferiti. Ok, prima mi pettino. Io c'ero piccolo. No, scusate, questa non va. Matteo. Okay. Ora, quello che voglio provare a fare è questo. Guardate. Normalmente, vi racconto una breve storia. Ve la metto da questa inquadratura. Normalmente, i prestigiatori, quando toccano le carte, cercano sempre... le quattro carte più importanti, sapete, no? Questa è una dimostrazione di abilità. Inizio con una dimostrazione di abilità. Si prendono le carte, si mescolano e si trova, per esempio, così, guarda, l'asso di quadri, quello che piaceva a Gilbert. Si potrebbe così tagliare il mazzo, così, e potrei trovare l'asso di fiori, ok? Potrei tagliare le carte così lentamente e trovare l'asso di cuori. Perfetto. E per finire, per concludere, l'ultimo lo trovo così perché mi piace molto, guardate. Vediamo se mi riesce. Vediamo se mi riesce. Tac. È uscita un po' dall'inquadratura, ma è l'asso di picche. Uno può dire, che cos'è la particolarità di questo effetto? Certo, sappiamo, Jack, che sei abbastanza bravo con le mani, nel senso che sei abile, puoi fare diverse cose. Ci sono lati positivi e lati negativi, ovviamente. Però la cosa curiosa non è tanto l'abilità di mano, ok? Perché questa è evidente. La cosa più difficile sarebbe riuscire a trovare, sì, quattro assi, ma in un mazzo bianco. Questa è la cosa un po' più difficile da fare, ok? Ora vi faccio vedere diverse proprietà delle carte. Ve ne faccio vedere una, ok? Per esempio, si potrebbero prendere, guardate, i tre assi, diciamo, minori. Sapete perché minori? Perché l'asso di picche è quello più grande, che riesce ad attrarre, come se fosse tipo magneticamente, gli altri tre assi a lui. Vi faccio un esempio, guardate. Se io prendo i tre assi, cuori, quadri e fiori, e li lascio circa al centro, a metà, girati di dorso, guardate, solamente passando l'asso di picche, una, due... e tre volte, e la cosa curiosa è che gli assi si girano di faccia. Questa è una cosa interessante, prima erano giù e ora sono su. Ora, si può fare anche qualcosa di un po' più complicato, perché per esempio potrei utilizzare così questi tre assi, o meglio quattro, per creare una magia. Essendo il mazzo formato da carte bianche, io ne vado a mettere tre sopra ciascun asso. Tre sopra l'asso di picche, tre sopra l'asso di cuori, tre sopra l'asso di fiori e tre sopra l'asso di quadri. Ora mi muoverò il più lento possibile per voi. Il primo asso, l'asso di cuori. Vedrete l'esatto momento in cui l'asso di cuori si gira. Non solo si gira, scompare. Boh. Completamente. Ve lo faccio rivedere con l'asso di fiori. Con l'asso di fiori, stavolta l'asso di fiori vedrete l'esatto momento, vi salterò un passaggio. Capisco. Dove l'asso di fiori scompare direttamente dalle mie mani. Ovviamente uno può dire, asso di quadri, cerca di farlo ancora più lento. Va bene, nessun problema. Per l'asso di quadri utilizzerò esattamente questo punto del tappetino, perché questo punto del tappetino, esattamente qua, guardate, mi muovo lentissimo, mi permette così, passando sopra, di far sparire anche l'ultimo asso. E la cosa curiosa è che vi ho detto la proprietà magnetica dell'asso di picche, infatti ora sono tornati 1, 2, e 4. Oh, voilà. Questo è uno degli effetti che performo... Bravissimo, cazzo! Grazie. In teatro... Tu fai anche teatri? Certo, certo, infatti io ho 38 di febbre questa sera perché tre giorni fa ero a fare uno spettacolo a Torino e sono distrutto. Porca vacca. Aspetta. Però mi piace stare qui con voi. Sì. Vorrei che tu facessi un trucco dove io ti sfido, ovvero tu devi scegliere un trucco in cui sei veramente preparato, perché io ti metterò in difficoltà durante questo trucco. Cioè magari ti potrò dire, aspetta, mischia un attimo le carte, aspetta, cioè, e voglio vedere che... riesci a, okay, in qualche modo a non far vedere che ti ho messo in difficoltà. E devi, non lo so, ci posso provare. Questa,
Cioè, devi immaginare okay, di avere uno veramente che caga il cazzo proprio. Certo, va bene. Ora, sicuramente sei d'accordo con me, conosci le carte, no? Sono cuori, quadri, fiori, picche. E prima che tu me lo dica, io le vado a mescolare. Ok. Perché se no, poi dopo mi dici, no, mescolale bene. Ah, ovviamente esistono diversi tipi di miscugli. Per esempio, ci sono anche diverse battute che si possono fare. Per esempio, gli indiani mescolano così, no? Ok. Sai, no? Okay. Gli indiani così. Gli italiani o i francesi, così. Ok? I colombiani così, guarda. Beh, questa era bella. Questa era bella. Gilbert, te l'hai capita? No, Gilbert sei colombiano. Sì, no. sì. Per il colombiano, capito. No, Gilbert non è colombiano. Gilbert è bello. Non è colombiano. No, è per pippare, Gilbert. Vabbè, ok. Vabbè. Taglia le carte. Quando fai così? Taglio le carte, come vuoi che le tagli? A metà. Cioè, tipo, a metà? Sì. Così ti va bene? Metti un'altra carta? Sopra, allora, mettila. Quindi, scusa, cosa faccio? Metto così? Appoggia il mazzo e mettila sopra. Allora, così? Sì. Metto una sopra? Sì. Ok, sei contento? Sì, così sono a posto. Perfetto, ora io ti chiederò di dirmi una carta, una delle tue preferite. Ok, re di una cuori. Una che ti piace. Com'è? Re di cuori. Il re di cuori. Ok. Anzi, ora, no. No, l'ho cambiata. Dilla. Sette di fiori. Va bene, decidi tu. Perché se tu mi dici il re di cuori, com'è? Sette di fiori. Ok, perché se tu mi dici re di cuori, devo fare una scusa, mi hai detto re o tre? Re di cuori. Però se tu mi dici invece il sette di fiori, devo fare qualcosa di più difficile. Per esempio, guarda. Provo, eh. Ok, è difficile, è molto difficile, ti spiego perché. Perché quello che ho provato a fare è stato memorizzare le carte. Ho provato a memorizzare tutte quante le carte, non sono riuscito, le ultime non le ho viste, non sono riuscito a vederle, ma ho visto dov'è il sette di fiori. Ok. Ti chiedo, dato che tu sei lo spettatore stronzo, vuoi cambiare carta? Sì. Oh, ok, dilla. Che strano. 8 di quadri. Va bene. Ti va bene così? Sì. Ora io metto le mani vicino al mazzo. Guarda, non faccio niente e proverò a portare in cima l'8 di quadri. Guarda. Non è vero. Ma raga, non so cosa dire. Non ha nessun tipo di senso questa cosa. Ho letteralmente cambiato carta e non ha sfiorato il mazzo. Io non so che cazzo dirvi. È forte, so. Raga, è forte, cioè, bro, non è organizzata. Cioè, mi sembra di quasi giustificarmi con la chat a dire che sembra organizzata. No, non siamo organizzati, cioè, però questo video lo facciamo, impossibile, possiamo diventare comunque virale o no. Mi sono preparato, c'ho 38 di febbre, veniamo a fare un video della Madonna, no? Ma zio, ma non ha neanche toccato il mazzo. Non so se si vede. Sì, sì, sì. Sì, si vede, sì. Sì. Quello che proverò a fare, qua mi servirebbe tipo la mano dello spettatore o altro, ma sarà provare a lentamente a sciogliere l'anello. Sciogliere. Oh. Oddio. Oh. Sto eccitando. Ok. Non ci credo. Jack, sì. Riusciresti a fare tipo un trucco di magia bello, veloce, d'impatto e poi dirci il trucco? Ti va? Uno che dici, vabbè, non tanto mi frega un cazzo di dire il trucco, tanto... Anche uno bello difficile anche... che faccia capire che fai una roba assurda, non so. No, vi faccio vedere questo che sicuramente le persone anche da casa possono replicare. Ok. Guardate, okay. Se io prendo per esempio la moneta e la metto nel palmo... La moneta scompare per poi riapparire. Ok? Madre mia, bravissimo. Ok. Okay. Mamma mia. Questo uno dice, la prende, la mette, soffia, scompare, dove va a finire non si sa, poi riappare. Ok. Ve lo faccio vedere. Ve lo faccio okay. vedere. Così la gente può anche provarlo a casa. Ok. Quello che succede, per così capite anche un po' l'abilità che c'è dietro, è io quando faccio per prenderla, in realtà io non la prendo. Ok?
Io non la prendo con queste dita, non la prendo, perché quello che succede è questo: medio tira giù, l'indice va sopra, okay, e l'indice prende la moneta in questa prospettiva. In questa prospettiva la moneta non si vede, vedi? Tac. Lei è scomparsa. Si può far vedere le mani vuote. Invece io ho la moneta qua. Ma devi, okay, essere tipo super veloce e super preciso. Quindi, cioè, tac, quanto... tac, tac. Cioè, il margine di errore è veramente bassissimo. Cioè, altissimo. Poi ci dice. Sono cose un po' più complicate, tipo questa. Ok. Dove la cazzo l'hai messa? Ok. Quindi, insomma, si può fare un po' di tutto. Ovviamente ci vuole un po' di allenamento. Non c'è più. Ovviamente ci vuole un po' di allenamento, quindi... Cos'è la moneta? Scusa! Un po' di allenamento per fare questa roba. Adesso sono anche un po' facilitato perché ho la videocamera, quindi è un po' più facile. Però l'ideale è appunto farlo dal video. Dove l'hai finito la moneta? Ma senti un attimo, Jack, per concludere, visto che credo sia anche il tuo asso forte, ci fai un trucco di magia bello con la storia del baro? Che mi ricordo che l'avevi fatto anche l'anno scorso ed era veramente immersivo. Ah, vuoi la storia del baro? Sì, sì. Ti piace, prego, quella? Un botto. Vediamo se questa videocamera qua si vede. Sì, perfetto. Ma allora, questa è la classica storia, poi concludo, perché questo è uno dei miei effetti preferiti in assoluto. Vai. È la storia di un baro e di quattro giocatori. Abbiamo parlato di barare, tagliare le carte, di blackjack, di poker, un po' di tutto. Ecco, questa è la storia di un baro e di quattro giocatori. Questi quattro giocatori si resero conto che avevano a che fare con un baro quando lo videro prendere i quattro assi, metterli sul fondo del mazzo e tagliare le carte in questo modo. La cosa curiosa era che quando il baro riprendeva le carte, i quattro assi erano di nuovo lì sul fondo, al che uno dei giocatori volle sfidare il baro e gli disse che se fossero stati loro ad inserire a loro piacimento i quattro assi all'interno del mazzo, allora lui non sarebbe più stato in grado di ritrovarli. Il baro accettò la sfida. Quindi, il primo giocatore prese una manciata di carte, le aprì a ventaglio, prese il primo asso, lo mise in mezzo, prese un'altra manciata di carte e completò il taglio. Il secondo giocatore prese il secondo asso, eseguì un taglio, prese una manciata di carte e completò il taglio. Il baro cercò immediatamente di capire la posizione degli assi nel mazzo, ma non ebbe il tempo. Il terzo giocatore prese il terzo asso, eseguì un rapido taglio, prese una manciata di carte e completò il taglio. L'ultimo giocatore prese il quarto e ultimo asso, eseguì un taglio, prese così una manciata di carte, completò il taglio e disse carte al baro. Ora, il baro non doveva essere solo in grado di trovare i quattro assi, ma uno dei giocatori gli disse che se lui era veramente un baro, allora avrebbero dovuto giocare a carta più alta. Cosa vuol dire? Vuol dire che se per esempio un giocatore taglia ad un jack, il baro doveva essere in grado di tagliare una carta più alta del jack, ma dello stesso seme. Quindi in questo caso cuori. Se per esempio tagliava, vediamo un'altra carta di cuori, una carta di quadri, il baro doveva essere in grado di trovare una carta più alta di quadri, più alta dell'otto in questo caso. Quindi, il primo giocatore prese le carte, eseguì una serie di tagli e tagliò ad un re di quadri. Quindi capite bene che non sarebbe bastata una carta di quadri qualunque per battere il re. Ci voleva l'asso di quadri. Il baro prese le carte con una mano, eseguì un taglio e tagliò l'asso di quadri. Il secondo giocatore prese le carte e, credendo trattandosi solo di fortuna, dopo aver eseguito una serie di tagli, tagliò anche lui al re, un re di cuori. Quindi capite bene che non sarebbe bastata una carta di cuori qualunque per battere il re. Ci voleva l'asso di cuori. Il baro prese le carte con una mano, eseguì un veloce taglio e tagliò l'asso di cuori. Il terzo giocatore, un po' sconvolto, prese le carte e disse: ora facciamo qualcosa di più difficile e dopo questo taglio andiamo a vedere la carta che c'è sul fondo. Il giocatore prende le carte, ancora una volta un re, in questo caso il re di fiori. Quindi capite bene che non sarebbe bastata una carta di fiori per battere il re. Ci voleva l'asso di fiori. Il baro
prese le carte con una mano, stavolta le tenne di faccia, eseguì un taglio e tagliò l'asso di fiori. Per l'ultimo asso, il quarto giocatore, un po' sconvolto, prese le carte, eseguì una serie di tagli un po' più particolari, fece un lancio e tagliò anche lui ad un re, il re di picche. Avete già capito che non sarebbe bastata una carta di picche qualunque per battere il re. Ci voleva l'asso, l'asso di picche. Però, per l'ultimo giocatore gli disse al baro, se sei veramente forte, non dovrai trovare direttamente l'asso di picche, ma dovrai trovare una carta che ti indica la posizione dell'asso di picche all'interno del mazzo. E non dovrà essere una carta qualunque, dovrà essere una carta dello stesso seme, in questo caso picche. So che è complicato, ma ora lo capirete. Il baro prese le carte con una mano, eseguì un taglio e tagliò ad un 5. Un 5 di picche. Quindi il baro contò 1, 2, 3, 4 e la quinta carta era esattamente l'asso di picche. Ovviamente i quattro giocatori si guardarono e fecero l'unica cosa che realmente potevano fare quella notte, ovvero tornare a casa dalle loro quattro donne. E finisce così la storia del baro e dei quattro giocatori. Credo che con questa posso andare. Grazie mille della vostra disponibilità, delle vostre chiacchierate. Grande. Spero che vi sia io piaciuto. Non ho veramente parole, Jack. Io vi ringrazio veramente tanto. Io tutti ti ringrazio quanti. Ti ringrazio te, Jack. Veramente. Ho cercato di dare il massimo con un 38 di febbre. Vediamo se la chat è contenta. Sei stato incredibile, genere, ragazzi. Uno spam di cuori viola, uno spam di cuori viola. È stato veramente incredibile, Jack. Veramente. Grazie a tutta la chat, tutti i ragazzi, tutte le ragazze. Grazie a tutti voi. Fate buona serata. E ci vediamo presto. Jack. Ciao, grazie mille per essere stato. Tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Questo amore so che sparirà. Ora non mi muovo ma nemmeno stacco. Canto solo e faccio na na na. Ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici. Ma come possiamo fare se pensiamo come